Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. E guardo in faccia la mia vita mentre resto in apnea. Benvenuta a una nuova puntata. Abbiamo ospite una cantatrice, Blue Filange. A questo punto la prima domanda più semplice. Se dovessi descrivere chi è Blue Filange, come lo descriveresti? Chi è oggi Blue Filange? Ma soprattutto, perché Blue Filange? Blue Filange perché sono una patita dell'azzurro. Sono io, mi reputo un azzurro dipendente, ma soprattutto perché è una parte del mio carattere. Sono sempre molto blu e molto malinconica e quindi l'ho voluto mettere nel nome. E Filange, ho preso il mio cognome e l'ho francesizzato un po' e li ho uniti, insomma. E a questo punto, prima cosa, parliamo del nuovo singolo che è inciso. Come nasce questo brano? Da cosa hai tratto ispirazione? Ma questo brano nasce da una mia esigenza personale di esprimere i miei sentimenti. C'è stato un periodo della mia vita in cui ho fatto la spettatrice e mi sono svegliata fuori a un certo punto e ho detto basta, voglio essere la protagonista della mia vita, voglio di più, voglio essere ambiziosa e arrivare a determinati obiettivi. Da questo nasce. Possiamo dire che, come nei videogiochi, non vuoi essere più un PNG, ma vuoi essere giocatore del tuo gioco, del tuo futuro. E come nascono le parole? Da dove trae ispirazione? Oltre che è più facile scrivere frasi lunghe, testi lunghi, oppure come nell'inglese preferisci più essere un po' più sintetica? No, allora io preferisco scrivere frasi lunghe, però capisco che i concetti vanno certe volte sintetizzati e quindi ascoltando la musica riesco a sintetizzare quello che a parole direi in una frase molto lunga. E a questo intanto, come nasce la tua ispirazione dei prossimi brani? Come trae ispirazione oltre a questo brano? C'è qualcosa di ispirazione oppure secondo te può essere un'immagine di vita oppure un po' di fantasia? Ma nel mio prossimo progetto mi ispiro a persone reali che hanno cambiato la mia vita e che mi sono state veramente accanto. Sono loro la mia ispirazione, sì, esatto. Invece nella realizzazione dei brani nasce prima un testo, nasce prima un beat, un riff, oppure accidentalmente nascono insieme nella tua Ma nella realizzazione? mia testa nasce prima il testo, sempre nasce prima il testo e poi dopo lo accompagno al beat. Però sì, se io vedo una persona e quella persona mi è di ispirazione, è il testo la prima cosa che mi viene in mente, non la musica. Sono strumenti? No, non suono nessuno strumento, però ho delle persone che mi aiutano, che lo fanno per me, quello sì. Qual è facile a questo punto collaborare con chi ti aiuta a fare le musiche e quanto è difficile poi collaborare con chi ti aiuta a fare le musiche? Ma se è una persona che ti conosce bene, in realtà siete sulla stessa linea d'onda. Io fortunatamente ho una persona che mi conosce veramente bene, quindi è abbastanza semplice. Se dovessi descrivermi il genere che fai, come lo descrivessi? Perché a volte si tende a dire che quell'artista è pop, rap, trap, ma in realtà voi fate musica diversa. Cioè, ci sono momenti in cui si fa un rap, ma si può fare un melodico, ma si può fare un rock. Certo. Guarda, io non vorrei dire una cavolata, ma mi definirei soul blue, un po' soul blue, insomma. E a questo punto c'è qualche artista in cui ti piace e ti sei ispirato oppure involontariamente hai cercato un po' di fare tuo, non copiare, ma fare tuo quello stile?
No, io non copio, nel senso che cerco di farlo mio, però le mie due muse ispiratrici per la voce, vabbè, Cristina Aguilera da sempre, e per i testi invece Madame, è molto di ispirazione per me lei. E hai suonato dal vivo? Hai cantato dal vivo? Sì, ho già cantato dal vivo, infatti sto lavorando in un resort e questa canzone la canto dal vivo su questo palco. E allora, qual è la sensazione quando sali per cantare il tuo brano, poi la gente che ti guarda sotto, qual è quell'energia che poi i ragazzi sotto ti ascoltano? Inizialmente sono silenziosi, ma poi si animano. E quindi qual è quella tua sensazione che provi? Ma non ho ancora realizzato, perché ho sempre cantato cover, è la prima volta che canto in un singolo, il mio singolo. E all'inizio è strano, poi quando realizzi è bello, è confortante vedere che la gente ti segue, ti ama e apprezza quello che hai scritto, quello che hai espresso. È molto bello, sì, molto emozionante. E le facce che, le sensazioni che provi quando poi dopo sei scesa al palco, comunque alla fine loro ti incontrano e ti dicono mi è piaciuto, oppure ti fanno i complimenti, oltre che il fatto che stai lavorando, però ti fanno i complimenti, oppure ti dicono qualcosa di particolare, ti chiedono qualcosa di particolare. Sì, certo, mi chiedono come è nato il brano, mi chiedono dove possono trovare il brano, mi chiedono come sono arrivata a questo percorso artistico, mi fanno un pochino di domande, certo, assolutamente, sì. Però E ti il hanno testo chiesto. l'apprezzano così com'è, quindi. Qualcuno ti ha chiesto l'autografo? Sì, ma è molto strano. Due o tre ragazzini, diciamo, più giovanili. Quindi è stata una sensazione strana, ma è più piacevole alla fine. Sì, è piacevole, però quando non è abitudinaria, all'inizio è un po' strana, quindi bisogna cominciare ad entrare nel mood. E a questo punto mi hai detto appunto progetti futuri, ci sono già in studio altri lavori? Sì, ho appena registrato una canzone perché adesso vorrei fare un album, proprio un album intero. E prima di venire qua a lavorare ho registrato una canzone che dovrebbe uscire per l'inverno, quello sì. Sì. E questo nuovo disco, questo disco sarà in formato digitale oppure sarà anche in formato fisico? No, sarà in formato digitale. Per ora sarà in formato digitale, poi si vedrà. Ma secondo te l'utilizzo di tutte queste piattaforme è un bene o alla fine essere troppe persone in un mondo di musica si possa perdere effettivamente l'immagine del vero cantante? Allora, io non sono molto pro social, purtroppo, però posso capire l'importanza di avere delle piattaforme che riescano a promuovere in tutto il mondo quello che fai ed è bello. Però dall'altra parte forse si sono persi un po', si è perso un po' la bellezza di andare a comprare un disco, magari, perché lo vai a scaricare da YouTube. La bellezza di andare a comprare in un negozio un disco e sentirtelo a casa, quello sì, secondo me sì, si è perso. Allora, noi intanto ti ringraziamo, ti diciamo buon lavoro e a questo punto ci mancano due cose fondamentali, dove poter comprare il disco e raggiungerti e i saluti finali. Allora, voi potete ascoltarmi su tutte le piattaforme digitali, Instagram, Spotify e YouTube sono le principali, ma anche in quelle minori. E do un grande saluto a tutti quelli che mi seguono e ringrazio a tutti quelli che è piaciuto il mio primo singolo. Aspettiamo il prossimo album. Grazie. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. E guardo in faccia la mia vita mentre resto in apnea.